Siamo allo stand Hasbro di Modena Play e non vedo l'ora di spacchettare questo giocone qua, ragazzi, la nuova edizione di Hasbro di HeroQuest. Andiamo subito a scoprirlo perché è veramente un hype incredibile. L'ho preordinato da un po', uscirà a giugno. Allora, vediamo subito il contenuto. Allora, già l'illustrazione comunque è veramente da urlo, mi ricorda chiaramente quella del gioco originale. Allora, vediamo, questo è un contenitore con un blister interno e vediamo subito le prime miniature, ragazzi, attenzione. Cioè, no, vabbè, incredibile. Allora, vediamo un po' un attimo più nel dettaglio, c'è il mitico gargoyle, quello storico, ve lo ricordate? Poi ovviamente tutti gli eroi, abbiamo il barbaro, il nano, l'elfa e il mago, poi tutti i vari nemici, goblin, le mummie, gli orchi, i cavalieri del caos, poi tutti i dadi ovviamente. Qui, oh, pure è bello pesante qua, che ci sarà? Che cosa ci sarà? Vediamo. Ah, ma qua ci sono tutti gli oggetti per creare le stanze. No, queste pure c'erano, le schede per i personaggi, ovviamente, in cui possiamo andare a segnare tutto quello che ci serve. E vabbè, porte sono chiaramente fatte molto meglio rispetto all'originale. Poi guardate qua, proprio tutti i mobili, mitico. Cos'è questa? Ah, la tomba, no, me la ricordo questa. Si apre pure, cioè, vabbè, fantastico, non vedo l'ora di giocarci ovviamente. Poi ci sono i scrigni, i topi, tutte le armi, sono tutti gli oggetti che avevamo una volta, ma questa volta li abbiamo proprio in plastica stampata e questi anche pitturarli tutti sarebbe veramente atomico sicuramente. Figo. Poi vediamo, ovviamente ci sono tutte le carte, allora andiamo a scoprire magari qualcuna senza fare danni, ok. Vabbè, queste ovviamente sono state tutte ristampate, sono comunque quelle originali, credo ci sia anche qualcosina di nuovo ovviamente, però comunque sono state ridisegnate e anche proprio il design dei personaggi, guardate che bomba, è chiaramente molto più moderno e aggiornato agli standard di oggi. Sacco di roba, un sacco di carte, fighissimo. Mi ricordavo che ce ne fossero così tante, forse ci sono di più rispetto al gioco originale, ma non è finita qua perché sta scatola è piena zeppa di contenuto. Con questo il Master va a coprire tutte le sue strategie, la sua mappa, la sua storia, tutti i dettagli. Ci sono anche un po' di robe riguardo ai personaggi, ai nemici, quindi i punti ferita, i movimenti e tutto. E questo qui io ci giocavo quando ero ragazzino con i miei cugini, c'era il Master che era mio cugino più grande e aveva questo schermo che andava a coprirlo e c'era quell'alone di malvagità, lo vedete? C'è questo mago così pericoloso per gli eroi, quindi insomma un simbolo di Hero, questo sono contentissimo che l'abbiano reinserito anche qui. E sistema di gioco, quindi tutte le regole, un bel manualozzo da studiarsi. Libro delle imprese, qua abbiamo invece tutte le mappe, ce ne sono un casino assolutamente. Tra l'altro qui allo stand le ragazze di Hasbro Italia mi hanno raccontato che sarà anche possibile creare una mappa proprio qui allo stand e la migliore scelta verrà poi addirittura pubblicata realmente nel gioco, se non sbaglio dovrebbe essere così, poi magari vedo qualche dettaglio anche sulle storie di Instagram. E qua dei segnalini, poi quanta roba c'è? Ok, poi ovviamente c'è la plancia principale su cui giocheremo, fighissima. Questa è praticamente a livello di stanze mi sembra esattamente identica a quella storica, ovviamente anche qui è stata ristampata con una grafica un pochettino aggiornata. Contenuti da urlo, un gioco ovviamente che attendo tantissimo e non lo so, ragazzi, giudicate voi, veramente per gli appassionati di HeroQuest, del vecchio HeroQuest, è chiaramente un must have assoluto, ma anche secondo me per chi vuole avvicinarsi ai dungeon crawler, questa modalità di gioco molto divertente, esplorativa, in cui si gioca in cooperazione e in più ovviamente c'è il master che invece fa il nemico e ovviamente vi
cercherà di mettervi in difficoltà per tutta la partita. L'ambientazione fantasy ovviamente corona un po' il tutto. Insomma, fighissimo, sono carichissimo, forse l'avrete notato. Comunque esce a giugno, vi lascio il link qui sotto in descrizione per acquistarlo. A questo punto ci vediamo al prossimo video, ringrazio tutto il team di Hasbro Italia e ci vediamo alla prossima. Ciao!